Ciao amiche e ciao amici, come trovare l'amore flirtando su internet? Allora, internet ovviamente è un panorama tramite le varie chat, i vari social, dove noi possiamo conoscere tantissime persone. Ovviamente, come in tutto, ci sono i pro e i contro, nel senso che spesso le conoscenze sono superficiali, spesso non riusciamo a cogliere quali sono le reali esigenze proprio per il tipo di comunicazione. Bisogna fare un enorme filtro perché si possono trovare persone che sono completamente distanti da quelli che sono i nostri obiettivi, quindi si rischia di perdere tempo. Tra l'altro c'è un'altra cosa che si rischia di proiettare, per cui se io ho delle grosse aspettative e tendo a proiettarle sulla persona con la quale, diciamo, interagisco, perché il nostro cervello funziona in questo modo, prende le poche informazioni che ha a disposizione per costruirsi una realtà. Questo si può vedere con le tante immagini gestaltiche, tipo quella della giovane e della vecchia, che mi baso su un piccolo particolare e costruisco tutta un'immagine. Quindi il nostro cervello funziona in questo modo. Per cui il rischio nel flirtare su internet, nel cercare l'amore su internet, è che ancora di più rispetto alle relazioni, interpersonali possiamo trovare la persona sbagliata. Uno dice: beh, ma sì, ma dopo la incontro questa persona. Appunto, la incontri, però incontrandola ti sei già costruita, diciamo, ti sei già costruito un'immagine, per cui questa immagine qua diventerà, un qualcosa a cui poi tenderai ad allineare diciamo, la persona che incontrerai. Per cui le incognite comunque sono tante. Quindi, la conoscenza su internet va fatta, diciamo, un po' come un gioco, nel senso non avere aspettative alte, devi avere delle aspettative basse e tutto quello che viene è un qualcosa di più. Avendo aspettative basse, diciamo, tu puoi flirtare e giocare con tante persone in parallelo. Questo è un altro vantaggio della comunicazione su internet, che puoi conoscere 50 persone, diciamo, in parallelo. Interagire un po' con uno, un po' con l'altra, poi a seconda delle risposte, fai delle scremature. E quindi, che cosa devi andare a valutare? Beh, intanto, c'è un po' di differenza se sei uomo o se sei donna. Se sei uomo e vuoi una relazione stabile, allora devi tenere presente che tutte quelle che da subito ti propongono immagini hot, oppure cercano di sedurti attraverso il fisico, attraverso l'esibizione di questo, potranno pure farti piacere, ma tieni presente A, che come lo fanno con te lo faranno con 50.000 altri, B, questa è la merce che hanno da vendere, quindi se vuoi farti una scopata possono andare benissimo, ma se vuoi farti una relazione stabile, escludile subito, perché sono po' zoccolate, diciamo così, usando un termine che è oxfordiano. Se invece sei donna, tutti i maschi che ti fanno le richieste di avere le foto SE, di avere le cose, oppure che ti fanno subito proposte, diciamo, di natura erotica, tieni presente A, che cercano quello, B, che lo vivono come una distonia. Perché uno che va alla disperata ricerca di sesso è un morto di seghe, detto in altri termini. Vuol dire che non ce l'ha, vuol dire che gli manca, vuol dire che è uno sfigato. E quindi anche lì fai subito una, diciamo, una bella scrematura. Una volta che hai fatto queste scremature, riesci, diciamo così, a interagire con le persone. Per cui cerca anche di stabilire un dialogo, a livello intellettuale sui temi che davvero ti interessano, sulle cose che davvero sono importanti per te, andando al di là di quella che è soltanto la parte, potremmo dire, emotiva, perché poi se vuoi interagire con una persona è anche importante avere, la capacità di distinguere tra emozione e logica, perché certo che sono emozioni che ci fanno innamorare, però deve essere una persona con valori allineati, con uno stile di vita abbastanza simile al nostro. Tutte le persone, ad esempio, che sono depresse, ansiose, lasciale perdere, perché, come dire, ti vai a caricare di qualcosa che non ha senso. Un conto è se, che ne so, tuo padre è così, tuo fratello è così, tuo figlio è così, e beh, cioè,
ti sono capitati, non è che puoi dire vabbè chi se ne frega, ma andartela a cercare tu dall'esterno ex novo è autolesionistico, quindi cerca di evitare questo. Se ti capitano tutti questi, pensa che probabilmente è qualche meccanismo che ti fa attirare questa tipologia di persone. Fatto questo, con questa scrematura, poi fissi un calendario di incontri, diciamo così, e può darsi che troverai, ma l'importante è avere le aspettative basse e viverlo essenzialmente come un gioco. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!